Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ho capito di essere leggermente in ritardo, ma sono molto felice e naturalmente grato al presidente Weiler per l'invito a questo appuntamento così significativo e rilevante per l'intera comunità degli Stati membri dell'Unione Europea e più in generale per tutte le donne e gli uomini che credono che il grande sogno dell'unificazione e dell'integrazione europea sia la più grande scommessa mai fatta da una generazione. Sono naturalmente grato alla città di Firenze, al suo sindaco, al suo gonfalone, che voglio istituzionalmente salutare a nome del Governo della Repubblica in questo anniversario tondo dei 70 anni, il gonfalone della città di Firenze, medaglia d'oro della Resistenza. E sono grato a tutte le autorità, agli ospiti e ai docenti dell'Istituto Universitario Europeo, perché questo appuntamento, a mio giudizio, è qualcosa di più di un semplice Stato dell'Unione. È stato e soprattutto dovrà essere l'occasione per fare una riflessione su che tipo di Europa vogliamo immaginare e costruire. Se dovessimo dare una definizione dell'Europa oggi, se dovessimo provare a dire dopo un anno che cosa è cambiato, potremmo ricorrere a un'espressione tipica nella scuola italiana, ma non solo nella scuola italiana. L'Europa è come quello studente bravo che però non si applica fino in fondo. I margini di azione per l'Unione Europea sono straordinari e tuttavia non riusciamo a cogliere fino in fondo le potenzialità e le opportunità che il nostro essere europei pone di fronte a noi. Lo dico consapevole che in questo anno molto è stato fatto. Se noi andiamo a rileggere gli atti dello Stato dell'Unione del 2014, troviamo che tanti dei problemi che allora furono evidenziati come prioritari sono stati inseriti in una diversa luce, sono stati in larga parte risolti. Penso al nostro paese, penso all'Italia. Allora, maggio 2014, il terrore era di una campagna elettorale tutta centrata contro l'Europa e, aggiungo, contro l'euro. Se ricordate la discussione di un anno fa, la preoccupazione di molti opinionisti era che il partito di maggioranza relativa in Italia divenisse un partito chiaramente ostile all'euro e che fosse indicata l'Europa come la madre di tutti i problemi del nostro paese. Nell'arco di un anno abbiamo visto che le cose sono cambiate. Abbiamo visto che oggi, nel dibattito politico italiano, quando ci avviciniamo alle elezioni regionali, persino le terre in cui sono più forti i partiti ostili all'euro e all'Europa, i candidati di quei partiti si guardano bene dall'attaccare l'euro. Non troverete in Veneto il candidato della Lega che dice agli imprenditori veneti che dobbiamo uscire dall'euro. Perché chi lo dicesse negherebbe la realtà dei fatti, negherebbe cioè una oggettiva constatazione. In quest'anno, anche in Italia, è cambiato l'approccio nei confronti dell'euro e dell'Europa. Aggiungo, un anno fa ci dicevamo, dobbiamo portare l'euro e soprattutto in quel caso l'Europa a discutere di più di parole come crescita, anziché parole soltanto come austerity. Se ci giriamo indietro, se guardiamo questo anno, vediamo che molto è cambiato. Ho molto pensato al Salone dei 500 in questi mesi di attività, per motivi ovviamente personali, non per motivi istituzionali. Ho molto pensato alla grandezza di una storia che ti sommerge con la sua forza e con la sua bellezza, ma anche ho molto pensato al valore dei simboli. È stato un giorno particolare quello nel quale
più di ogni altro ho pensato a questo luogo è stato il giorno del vertice di Ypres, in Belgio. Il Consiglio europeo di giugno, per volontà dell'allora presidente Van Rompuy, ha preso le mosse non dal palazzo di Bruxelles, ma si è svolto su due step. Il primo nella celebrazione del centenario della guerra a Ypres, con una discussione molto forte dopo la cerimonia all'interno di una chiesa di quella città poi sconsacrata, e poi la seconda parte del dibattito invece tenuto nel palazzo ufficiale della Commissione e del Consiglio, più correttamente. Perché ho pensato a lungo in quel momento a questo palazzo, a questo salone? Perché nel dibattito di Ypres, per 4 ore, i colleghi capi di Stato e di Governo discussero animatamente perché non volevano mettere la parola flessibilità dentro il documento finale delle conclusioni. Non sto parlando di 30 anni fa, sto parlando di 11 mesi fa. Mi ritrovai allora sostanzialmente in minoranza, più correttamente eravamo 26 contro 2. I valorosi compagni di Malta non fecero mancare il loro supporto alla posizione italiana. Ma il punto chiave di quel dibattito era che se alzavi lo sguardo e vedevi le vetrate di quella chiesa, trovavi, esattamente come accade qui, magari con un diverso livello di arte, ma sono punti di vista, la storia di quella che era stata l'Europa di allora, i commerci, i valori, la piazza, la condivisione. Ho pensato a lungo in quel momento alla similitudine tra l'Europa di quella vetrata di quella chiesa, l'Europa del Salone dei 500, l'Europa delle nostre strade e dei nostri vicoli. E se devo dire, dopo un anno, che cosa è accaduto, non solo per merito del semestre di presidenza italiano, ma certo anche per impulso dell'azione del semestre di presidenza italiano, vedo un'Europa che oggi discute tranquillamente della necessaria stabilità, ma ricorda che il patto è patto di stabilità e di crescita, e finalmente accetta con una comunicazione ufficiale della Commissione la flessibilità, e finalmente ragiona del QI, anzi mette in mano, nel rispetto dell'autonomia della banca centrale, gli strumenti per poter attuare il QI, e finalmente si preoccupa non soltanto di come rispettare il rigore e l'austerity, ma prova a riflettere sulla crescita e gli investimenti a partire dal piano di Jean-Claude Juncker. Dunque qualcosa si è mosso in quest'anno in cui proprio qui, su questo scenario e palcoscenico particolarissimo, i presidenti, i candidati presidenti delle singole forze politiche si confrontarono, ospiti dell'Istituto Universitario Europeo, per immaginare una diversa impostazione, un diverso approccio della Commissione, e oggi la presidenza Juncker è chiamata ad attuare quel lavoro. E fatemi fare un saluto particolare al mio amico primo vicepresidente Frans Timmermans, che sta svolgendo un lavoro davvero straordinario all'interno di quella Commissione, in una logica di accordo tra le principali forze politiche, perché nessuno ha vinto quelle elezioni da solo. Ma io dico che non basta, e vorrei brevissimamente raccontare perché l'Europa di oggi è un alunno, uno studente dotato di grandissimo talento, ma che non applica tutto ciò che può applicare. Torniamo indietro, torniamo a Lisbona, alla strategia di Lisbona. Siamo all'inizio del millennio. Io non vi chiedo di tornare indietro fino alla fondazione della Comunità Economica del Carbone e dell'Acciaio, non vi chiedo di risalire ai padri costituenti dell'Europa, a Adenauer, a Schuman, a De Gasperi. Vi chiedo di risalire semplicemente a 15 anni fa. Allora l'Europa, con sguardo visionario, dipinse se stessa
come il continente che nel 2020 avrebbe dovuto essere il più innovativo e il più competitivo del pianeta. Dopo 15 anni possiamo fare un primo bilancio, dopo tre quarti di quella strada. Non è così. L'Europa è il continente che cresce meno di tutti. E nell'ultima riunione di Consiglio, anzi nella penultima, il Presidente Juncker e il Presidente Draghi ci hanno proposto due slides molto chiare sulla disoccupazione giovanile e sull'aumento del PIL, in cui si vede chiaramente che partendo al punto zero nel 2008, anche semplicemente gli Stati Uniti, non i paesi emergenti, hanno visto ridursi la disoccupazione e crescere il PIL, mentre l'Europa ha visto una crescita decisamente più bassa e una disoccupazione che invece è salita. Sta accadendo qualcosa nel mondo. A livello economico abbiamo bisogno di un'Europa che sia più forte, che sia più innovativa, più capace di cambiare. Ecco perché, a mio giudizio, l'Europa può e deve fare di più. Noi non possiamo permetterci la nostalgia, ma non possiamo nemmeno permetterci di stare soltanto a rincorrere le emergenze. Una volta è l'emergenza finanziaria, una volta è l'emergenza dell'immigrazione, una volta è l'emergenza geopolitica con l'Ucraina, una volta è l'emergenza sanitaria con Ebola. Diamo l'impressione di essere un continente che gestisce più o meno bene delle emergenze, ma che non ha una strategia. È qui che si inserisce la parte positiva della mia riflessione. Abbiamo tutte le condizioni per rimettere in moto questo treno della speranza. Ma dobbiamo fare un passo in avanti tutti. Dobbiamo far sì che il progetto dell'Europa sia innanzitutto un progetto animato dal punto di vista della solidità accademica e culturale. Caro Joseph, c'è molto da fare per voi. Abbiamo molto bisogno di voi. Credo che sia stato un gesto simbolico bellissimo quello con il quale il Presidente della Repubblica emerito, l'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, decise di aprire il semestre europeo, conferendo la cittadinanza italiana a Joseph Weiler, tra le altre cose. Devo dire che faccio un po' fatica oggi a parlare del vostro presidente, perché gli avevo attribuito virtù taumaturgiche dal punto di vista calcistico, virtù taumaturgiche che da ieri sera, essendo un grande tifoso della Fiorentina, si sono purtroppo andate a frantumare contro un altro paese europeo del quale quindi non possiamo parlare male. Ma credo che sia importante il simbolo con il quale Napolitano allora volle cominciare il semestre europeo, riconoscendo alla persona fisica, ma anche all'Istituto Universitario Europeo, una sorta di punto di riferimento, riconoscendo nel vostro istituto una sorta di punto di riferimento. Perché permettetemi di dirlo, la politica inseguirà sempre le emergenze se non avrà la possibilità di respirare a pieni polmoni. Ed è questo il compito dell'Istituto Universitario Europeo, tra gli altri, quello di arricchire il dibattito, la discussione, in un momento nel quale c'è grande domanda di Europa nel mondo, ma contemporaneamente c'è un continente che insegue soltanto il day by day. Permettetemi di dirlo così. Vi sembra un caso che quando il terrorismo è entrato nel cuore del nostro continente abbia scelto un museo, una redazione di giornale, una sinagoga? Vi sembra un caso che quando il terrorismo ha colpito in Europa abbia scelto i luoghi simbolo della cultura e dell'identità? Io credo di no. Credo che il terrorismo abbia come obiettivo quello di farci morire, certo, ma non riuscendovi, abbia l'obiettivo di farci vivere privi della nostra identità e dei nostri valori. È assolutamente fondamentale, dunque, che l'Europa recuperi quella dimensione alta, ampia, nobile, che è la dimensione culturale, che è la dimensione ideale, che è la dimensione spirituale, per poi poter entrare nel merito delle singole questioni con uno sguardo più ampio rispetto alla mera gestione dell'emergenza. Ieri
un messaggino del capo dell'ammiraglio De Giorgi, il capo della Marina Militare Italiana, mi ha annunciato che era stato individuato il relitto, che 15 giorni fa, nel Mar Mediterraneo, a poche miglia dalla Libia, si era inabissato, provocando la morte di decine, probabilmente centinaia di persone. L'evento al termine del quale abbiamo scelto di celebrare un Consiglio europeo straordinario, i cui effetti si vedranno nelle prossime settimane. Io sono ottimista, fiducioso. Quando mi è arrivato quel messaggio, nel dolore naturalmente, ho pensato che il nostro Paese deve essere orgoglioso di quello che fa. Nelle ore immediatamente successive ho preso un impegno in conferenza stampa, ho detto che avremmo fatto di tutto per recuperare quel relitto e per cercare, laddove è possibile, di recuperare anche le salme di quei nostri fratelli e di quelle nostre sorelle che sono morte cercando la libertà e la pace. Ma quando mi è arrivato quel messaggio, ho anche pensato che noi non possiamo inseguire l'emergenza una volta di più nella gestione della grande sfida del Mediterraneo. Se noi non abbiamo il coraggio di pensare all'Europa come al soggetto politico, istituzionale e culturale, che dialoga in una relazione di ponte con l'Africa e che riesce a partire a monte nella gestione dell'emergenza e non soltanto immaginando di poter bloccare in mare i sogni, le speranze, i drammi delle persone che cercano un nuovo continente, una nuova vita, non andremo mai da nessuna parte. E ancora, in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi, quanto si è discusso della necessità di recuperare una dimensione istituzionale diversa, il rapporto dei quattro presidenti, quello che stiamo facendo per cercare di cambiare le regole del gioco all'interno della nostra Europa. Ma se non ripartiamo dalla vera ragione che ci tiene insieme, e cioè il fatto di poter essere oggi nello spazio globale, nel mondo piatto, quell'area del mondo che ossigena gli altri con i propri valori, con i propri ideali, che rende più larga e più pacifica e più bella la convivenza, che allarga l'anima del mondo, perché questo è il compito dell'Europa, allargare l'anima del mondo. Come potremo essere credibili con noi stessi ed essere capaci di rispettare la nostra eredità? Termino. L'Italia per mesi ha visto l'Europa come il problema. Nella campagna elettorale qualcuno ha immaginato di poter dar la colpa all'Europa di quello che era accaduto in Italia. Noi abbiamo avuto, nel bene e nel male, il desiderio di raccontare una storia diversa, che non era l'Europa il problema dell'Italia, ma era l'Italia che, non facendo l'Italia, rendeva l'Europa meno forte. La pensiamo ancora così. I problemi in Italia sono nati dalla incapacità dei politici italiani di affrontare le questioni e le sfide. Se avessimo fatto ciò che dovevamo fare quando l'hanno fatto altri paesi europei, oggi la nostra economia sarebbe molto più forte. Se la riforma del lavoro, anziché farla nel 2014, si fosse fatta nel 2004 come in Germania, oggi noi avremmo una condizione occupazionale diversa. Se le riforme istituzionali, anziché farle adesso, a partire dalla legge elettorale, che è legge e che garantisce stabilità a un paese che ha avuto 63 governi in 70 anni, unicum nella storia continentale, se la legge elettorale fosse stata fatta prima, sarebbe stato un segnale decisamente diverso e decisamente più forte. Ma adesso l'Italia quella pagina lì l'ha chiusa, l'ha voltata. L'Italia ha iniziato a fare ciò che ha promesso non all'Europa, non ai commissari, ma a se stessa, ai propri figli. E le politiche di rispetto del bilancio che noi continuiamo a mantenere non nascono dal desiderio di far contenta l'Europa ai mercati, nascono dal desiderio di guardare negli occhi i nostri figli con rispetto e credibilità. Ma non può essere questo il ruolo dell'Italia. L'Italia, che non è più il malato d'Europa,
ha bisogno di prendere per mano le istituzioni europee e tornare a fare quello che ha sempre fatto nella storia dell'uomo. Animare la vita di tutti i giorni con un di più di cultura, di innovazione, di talento, di design, di fantasia. È questo il compito dell'Italia nel mondo, è questo il compito dell'Italia in Europa. E se l'Italia considera l'Europa soltanto come il luogo della burocrazia dove andare a combattere su singole norme o singole direttive, perdiamo noi, non perde soltanto un paese che ci è vicino o che ci è competitor. Ecco perché in questo anno le cose che abbiamo fatto ci servono per poter dire che se l'Italia è tornata da protagonista nel dibattito europeo, adesso c'è bisogno che l'Europa torni da protagonista nel dibattito mondiale. Il mondo ha bisogno dell'Europa. Il mondo ha bisogno di un'Europa che non sia con percentuali di crescita tra le più basse. Il mondo ha bisogno di un'Europa che sia solidale con l'Africa. Expo può essere un'occasione per discutere di questo. Expo può essere una grande occasione per riflettere sulle contraddizioni internazionali e sugli squilibri mondiali. L'Europa ha bisogno di aprirsi al dialogo commerciale con gli Stati Uniti. Non è possibile che gli Stati Uniti d'America chiudano i trattati con il Far East e l'Europa tentenni e balbetti sul TTIP. Se c'è bisogno di più trasparenza, daremo più trasparenza. Noi siamo convinti di questo. Se c'è bisogno di più chiarezza, noi daremo più chiarezza. Siamo convinti di questo. Ma non chiudere l'accordo sul TTIP, e questo è l'ultimo anno, perché poi ovviamente il prossimo anno sarà anno elettorale negli Stati Uniti, non chiuderlo è un gigantesco autogol per il nostro continente. E a proposito di trasparenza e di chiarezza, l'Italia chiede all'Europa la stessa trasparenza e chiarezza sui temi che Franz conosce molto bene, che sono quelli del made in, della tutela di ciò che è specificità dei nostri, delle nostre tradizioni e del nostro saper fare. Ma una volta che abbiamo detto questo, una volta che abbiamo fatto le battaglie che dobbiamo fare, non dimentichiamo chi siamo. Ovviamente può sembrare che lo dica perché gioco in casa, in questa città. Ma se noi guardiamo Firenze, se noi guardiamo tante città del nostro paese, se noi guardiamo i nostri territori, ci rendiamo conto che ciò che li ha fatti crescere e diventare grandi non è stata una meschina e gretta chiusura provincialista, provinciale e provincialista. Non è stata la chiusura di chi voleva rinchiudersi nel recinto delle proprie sicurezze, ma è stata la capacità di aprirsi al mondo. Firenze è stata grande quando è diventata il luogo degli scambi, degli incroci, innanzitutto culturali. E Firenze ci insegna che non c'è crescita finanziaria possibile o economica possibile senza la crescita culturale ed educativa. E Firenze ci insegna che non è possibile continuare a vivere di ricordi se non si è capace di costruire pezzi di futuro. È quello di cui ha bisogno l'intera Unione Europea. L'Unione Europea, sì, è stato il sogno più straordinario di un'intera generazione. Ai padri costituenti va detto grazie, ma una volta che diciamo grazie ai padri costituenti dobbiamo anche animarci dello spirito di eredi, dobbiamo recuperare il diritto di essere eredi e per essere eredi di quella storia dobbiamo costruire un futuro diverso. C'è molto bisogno di Europa nel mondo. L'Europa smetta di rincorrere le emergenze, non si chiuda dentro una pratica burocratica, abbia il coraggio di sognare e di provare. E se questo accadrà, non semplicemente noi cittadini italiani, non semplicemente noi cittadini europei, ma noi cittadini del mondo saremo più ricchi e più vivi, purché si parta dal presupposto che ciò che serve oggi al nostro pianeta è un di più di passione, un di più di cultura, un di più di innovazione, vale a dire un di più di Europa. Grazie e buon lavoro.